piccolo nuovissimo video. Questo video si tratta del video haul, perché è un video haul su quello che ho comprato, no? Perché ho caricato la foto su Instagram in cui io stavo con le buste in mano e vi ho chiesto se volevate il video haul. E avete risposto di sì, quindi oggi sono qui a farlo. Quindi basta, iniziamo. Allora, partiamo da quello che ho comprato da Bershka. Allora, quello che ho comprato da Bershka, allora, aspetta un poco. Aspetta, ora vi faccio vedere, non mi ricordo sinceramente, aspettate, c'è lo scontrino. 50,96 euro, vabbè, molto, molto tanto, molto, sì, non si dice. Vabbè, allora, alcune cose stavano in saldo, altre no, e quindi vabbè, partiamo. Allora, la prima cosa che vi mostro è questa maglietta qui, troppo troppo bella, con scritto non lama e no grama, vabbè, questo è troppo troppo carina, con appunto un lama sopra, penso sia un lama, che animale è altrimenti, e l'ho pagata, questa è una S, sì. E l'ho pagata 10 euro, perché costava 16 euro, però con i saldi costava 9-10 euro, a posto. Prossima, ho preso un'altra maglia, comunque questa è troppo bella perché mi piacciono troppo le maniche, quindi bellissima. Allora, pure questa è molto bella perché le maniche sono simili. Allora, questa è molto 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 semplice, perché è a righe bianche, è a righe, alle righe sottili bianche, e poi è blu, mi sa il contrario prima, sì. Però è molto 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 carina così, e poi tiene tipo questo pezzetto così, molto molto bello, e mi piace un sacco. Questa l'ho pagata, costava 10 euro, e l'ho pagata 6 euro, quindi molto molto poco questo. E poi dovevate vedere la mia faccia, tipo era troppo simile. Questa è XS. E ragazzi, allora, dovevate vedere, io stavo da Bershka e praticamente, ora vi faccio vedere anche i pantaloni, perché ho preso anche dei pantaloni. Io stavo prendendo i pantaloni, ho preso il pantalone, babbo tieni, ho preso l'altro pantalone, babbo pure questo mi piace, aspetta babbo vado a vedere le maglie, vado a vedere le maglie, ecco babbo mi piace questa, no pure questa babbo, e quindi io ho preso tutte queste cose qua. Però non sono tantissime, tantissimissime, ho preso due completi in pratica. E ho preso questo pantalone che era della collezione nuova, perché non costava poco, costa 20 euro, e, perché era della collezione nuova e quindi non stava con i saldi. Però mi piaceva troppo il colore, quindi l'ho preso, ed è questo pantalone qui. Non si vedono, non si vedono, aspettate un attimo, non si vedono le, non riesco a capire se si, lo sai, questo. A posto, e poi qua sotto tiene tutto strappato, però io gli faccio rivoltini perché non mi piace così. Quindi molto bello. E questa, quindi l'ho pagata 20 euro ed è 32, che io questi numeri non li capisco, ma ho preso la più piccola perché sono troppo magra per quelle là più grandi. Però c'è quest'altro pantalone qua, e poi finito con Bershka, che ho pagato con i saldi, perché anche questo costava 20 euro, l'ho pagato 15 euro, e è una 36, perché 32 non c'era e 34 era troppo stretta. Quindi questa qui, questo che è un pantalone molto semplice, senza che vi faccio vedere tutto qua, anzi no, forse vi devo far vedere, però in pratica, cioè, non ha nessuna, non è strappato, però mi piaceva come era fatto, quindi l'ho preso, ed è molto 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 bello. E giù tiene questa, cioè questi sono, questa è la parte in basso,
che a volte metterò con il risvoltino e a volte la lascerò vedere, quindi. E questo appunto è tutto Bershka. Ora vi faccio vedere un'altra cosa, ovvero sono andata anche in un negozio di scarpe, ovvero il negozio Footlooker, e ho preso un paio di Superstar, perché ragazzi, dovete sapere che io amo le Superstar, sono la mia vita, sono tutto quello, cioè bellissime, e anche questo ora vi dico il prezzo. Allora, aspettate, 75 euro con i saldi, perché questi costano 5 euro, bella vita. Allora, in pratica questo è un 38 e sono troppo belle, ragazzi. Cioè, aspettate, io c'ho idea dalla parte dove si vede Superstar. Sono bellissime, sono la vita queste. Così, dietro così. Allora, ragazzi, ne ho provato anche un altro modello molto molto bello. E questa carta brutta. Ho provato anche un altro modello che era simile a questo. Era simile a questo qui, solo che cioè, quando si girava era un po' tutto riquadrato, cioè un po' a quadrati, però quando lo giravo diventava tipo argento, quindi mi prendevo direttamente le scarpe argento, che le volevo argento, ma no, e ho preso queste che sono bellissime, che appena giro il piede cambiano un po' colore, bellissime, e queste cose le ho comprate tutte con mio padre, perché mia mamma stava a casa con Giulia, e quindi quando l'ho fatto vedere mia mamma era tipo wow, belle così, e tipo ho copiato un pochettino a Giulia, solo che Giulia si voleva comprare quell'altro modello che vi ho detto 2 secondi fa, però gli ho detto non te lo comprare perché sembra tipo argento. Vedete, cambiano un po' colore ogni tanto, qua tipo sembra azzurro dalla telecamera, mentre ora sembra così, no, vabbè. Vari colori, strambi, ma molto belli. Aspettate che carta brutta, aspettate, e Superstar sta scritto, aspettate, sta scritto qui, non so se si vede, ma sta scritto qui, e sta scritto anche qui, Adidas o Superstar, no, sta scritto Adidas. Allora, vediamo per bene, e vediamo. Sì, ovviamente ho comprato i pantaloni, ho comprato le magliette, ho comprato anche le scarpe per uscire, ovviamente, e quindi mi serve anche qualcosa che mi tenga al calduccio quando esco per strada. Ovvero, indovinate cosa mi manca? Che ho comprato? Ovvero un bellissimo giubbino, piumino, come lo volete chiamare, questo è in vera piuma, quindi piumino. L'ho comprato da Galeano, ovvero un negozio qui dalle mie parti, non so se sta anche in altre parti. E vabbè, questo giubbino si trova anche in altre parti perché è molto molto famoso. Ed è il Blower! Che vi ho fatto vedere al contrario, no? Il Blower! E c'è anche la ragazza mi ha dato anche la cosa qua, la gruccia, si chiama gruccia. Sì, il Blower. Ok, ora non ci interessa della gruccia, allora ve lo faccio vedere qua sopra direttamente. C'è lo stemma Blower qui. Poi c'è questo che si sa a volte se è falso, se non mi sbaglio, lo danno in cartone, però questo è acciaio, quindi è vero, spero, sì è vero. No, plastica, plastica, non acciaio. E sta scritto Blower! Poi sta anche qua, Blower USA. Aspettate, non si vede. Eccolo qua. E poi c'è questa cerniera che io sinceramente odio perché si apre tipo al contrario, è la cerniera americana e io la odio perché non va bene questa cosa, però mi accontento perché mi piace troppo questo giubbino. Vediamo un attimo questa gruccia. Allora, qua sta, io ho preso una S,
Non so se si vede proprio, però aspettate, vediamo se lo riesco a vedere. Ah, no. Allora, sta scritto Blauer qua, ecco. E poi in vera piuma, ma ragazzi, io l'ho letto, però in pratica non, ora non si può leggere perché tipo, cioè vabbè, comunque vera piuma sta scritto qua. Ed è bellissimo, ragazzi, l'ho preso blu perché, allora, prima di tutto l'ho preso, ragazzi, perché vabbè, cioè è caldissimo e quindi... Ah, e poi una cosa di particolare di questo giubbino, perché è l'ultimo modello questo, e mi piace troppo come l'hanno fatto questo ultimo modello, perché in pratica è tutto ondeggiato, vabbè, come è tutto ad onde, ondeggiato, ed è bellissimo, mi piace un sacco. Mia mamma se l'è comprato prima di me, però io l'ho raggiunta, quindi ora ne abbiamo ben due. E questo costa un bel po', tantissimo. Sai la targa qui dentro perché mio padre me l'ha tipo levata. Vabbè, in pratica costava 265 euro, e per fortuna ci sono i saldi del 30%, perché non hanno messo 50%, no, 30%, e l'hanno fatto venire a 185,50 euro. Molto molto bello. E qua c'è anche lo scontrino, aspettate un attimo che vi trovo, ecco qua. E quindi ho pagato un bel po', però sicuro lo ingesterò e sarà il mio giubbino della vita proprio. Perché ragazzi, è caldissimo, è bellissimo. Mia mamma ce l'ha nero e io ce l'ho blu perché mi piace di più blu, e nero mi spegne tutta, veramente. Appena mia mamma l'ha vista ha detto: Margherita, me lo metto anche io. Mamma no, cara, tu tieni il tuo nero, io tengo il mio blu. Vabbè, e quindi è tanto 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 bello. Appunto, c'è questa cerniera. Ah vabbè, comunque le tasche, per fortuna, io amo questa cosa, praticamente è un piumino, vera piuma, già l'ho detto 3000 volte, però vabbè, e in pratica ha le cerniere, ha le tasche che si chiudono, perché io odio solo questi giubbini, solo perché non tiene la cerniera qua, però la tiene, quindi viva la vita. È molto molto bello, peccato che tiene la cerniera americana. Però magichini e magichini, spero che anche questo piccolo pezzettino della mia vita condiviso con voi vi sia piaciuto e vi abbia potuto dare qualche spunto magari per acquistare qualcosa, oppure un po' di aiuto magari per acquistare proprio qualcosa che ho preso io. Quindi niente, spero che appunto vi sia stato di aiuto e vi sia piaciuto. Quindi ragazzi, se volete vedere come mi stanno tutte queste cose addosso, basta andare sul profilo Instagram che abbiamo, ovvero margiegiulia_official, compreso il giubbino, perché ne farò tante di foto. E beh, quindi poi scrivete giù nei commenti assolutamente qual è stato il vostro capo preferito. Anche il giubbino, le scarpe, i vestiti, tutto quanto, tutto, 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 scegliete. E quindi, 3, 2, 1, go! Quindi ragazzi, questo era il video, spero vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo. Iscrivetevi a Instagram, già l'ho detto, vabbè, di nuovo, perché questa è la nostra fine, quindi a Instagram margiegiulia_official, su Facebook margiegiulia_real, sul secondo canale Maggi TV, su Musical.ly @margiegiuliareal, e se volete le maglie, le cover, le tazze, i cuscini che sono del nuovo logo e tutto quanto, andate a dare un'occhiata bella bella così al sito www.margiegiuliakawaii.it. quindi vi mando un bacione enorme, mua. Se vi è piaciuto il video lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale. Se non vi è piaciuto, while we